Oggi è sabato, siamo in presa diretta, i turisti della nave da crociera sono sbarcati e increduli vedono una realtà pazzesca. Bastonetti sporchi, a terra una situazione mai vista, incredibile, c'è del liquido, insomma un quadro a dir poco pietoso. Sono con il consigliere Massimo Battista, consigliere della città per cambiare Taranto. Massimo, il quadro, l'accoglienza, il biglietto da visita che abbiamo dato ai turisti è impressionante. Lungi da me o da te, Luigi, fare cattiva pubblicità alla nostra città. Questo è il biglietto da visita, la cartolina che oggi si presenta. Guarda. Che si presenta qui oggi nella nostra città. Sfido i 22 consiglieri di maggioranza, il presidente della commissione ambiente, il presidente di Chima Ambiente, l'assessore di competenza. Quante volte ho segnalato che questi cassonetti, da così come previsto sul contratto di servizio, sugli ingegnerizzati, questi cassonetti qui non devono proprio stare. Il problema è che questa è la sconfitta di Melucci, che hanno paura, Luigi, diciamo, hanno paura. Di chi vuole questi cassonetti? Di chi vuole l'ingegnerizzato? Perché questi cassonetti, di chi non vuole l'ingegnerizzato? Questi cassonetti, rispetto alla piantina da noi fornita anche alla cittadinanza, questi cassonetti qui non ci dovevano stare. Ma poi guarda qui. Guarda, io poi ieri ieri ho avuto da parte di un'amica che vive in Città Vecchia, dice il fallimento della politica. E no, cara, le lo dico anche il nome, Teresa, non dico il cognome. Cara amica che vivi in Città Vecchia, questi cassonetti qui non ci devono proprio stare. Ma poi guardate, buongiorno. Sarebbe la rinascita, guardate lo schifo. Questa sarebbe la rinascita che Melucci sta seminando. Questo è il meglio che deve ancora avvenire. Diciamolo, Manzulli che si sciacqua la bocca di Taranto città turistica, questo è il turismo, Luigi, che si offre? Luigi, il discorso qui adesso, lungi da noi fare una cartolina della nostra città negativa, il problema è che oggi stanno passando di qui tutti i croceristi, la puzza nauseabonda è qualcosa di pauroso. Sono le 9, qui i cassonetti sono già stracolmi. Io dico, caro Mangarelli, questa situazione, il sottoscritto te l'ha segnalato forse 1500 volte. Questi cassonetti perché stanno qui? Fatemelo capire. Non sono previsti questi cassonetti. Voi state permettendo a chi voi criticate, che dice che è sempre colpa del cittadino. Questi cassonetti non è che se l'è andato a prendere il cittadino, lui c'è. Li ha messi qualcuno. Perché voi avete paura, perché voi questa gente non vi vota più, e questo è il discorso. Il discorso sta proprio lì. Cioè è impossibile, significa rinnegare quello che si è sottoscritto con un contratto. Questo non significa, sono bellissimo. Ma io Massimo voglio... Ma come questo anche a Piazza Galeazzi. Io voglio sottolineare proprio l'assurdità, no? Cioè il biglietto da visita pessimo. Da un lato la situazione, la condizione che è questa, dall'altro il mondo, un altro mondo, un mondo fantasioso e fantastico che l'amministrazione Melucci dichiara quando parla di ecosistema Taranto. Massimo, questo, guarda, questo è l'ecosistema Taranto. Poi ne approfittiamo, Luigi, all'amico Peppe, gli diciamo, vedete qua c'è ancora il cartello vecchio che qui giorno 10 si fa la pulizia notturna, spazzamento meccanico, così come qui a Città Vecchia, in tutta la città. Allora, caro sindaco, se lei ha sospeso con Chima Ambiente il servizio, questi cartelli li deve coprire. In una città normale questi cartelli vanno coperti o vanno rimossi, perché se il servizio non è più funzionale, voi dovete rimuovere i cartelli. Allora, questo sta a significare, caro Luigi, che proprio il problema di fondo è di chi amministra, parliamo di incompetenza lo Stato e puro. Anche per esempio, no, ora le nomine che sono state fatte del CDA, massimo rispetto per le persone che sono state nominate, però scusate, non sono esperti della materia. No, io mi auguro a tal proposito, ma Luigi, non lo so. Siccome c'è una nomina, sono tutti di natura politica, però c'è uno del CDA che si chiama il dottor Nicola Infessa, che è stato nominato grazie al consigliere Brisci, consigliere d'opposizione. O di maggioranza, non si capisce più. Che è stato insieme al sottoscritto uno degli autori per mandare a casa
il sindaco Rinaldo Menucci. Adesso mi auguro e mi aspetto che il consigliere regionale di Gregorio, così come ha detto in consiglio comunale un mese e mezzo fa, che qualora fossero entrati in maggioranza, perché di questo loro sarebbero usciti. Lui sarebbe uscito e avrebbe già dichiarato immediatamente di passare. Anzi, il consiglio comunale disse testualmente: se Stellato entra in maggioranza, liberatemi un posto, certo, che passo, certo, tra, certo, i banchi dell'opposizione. Certo. Ma ritorniamo, guardate. Sì, ma ribadiamo il concetto, Luigi, che l'incompetenza di questa amministrazione sul contratto di servizio, questi cassonetti qui in questa zona non sono previsti, vuol dire che proprio c'è la mancanza di chi gestisce e di chi dovrebbe vigilare e girare per la città di Taranto. Purtroppo questa amministrazione non si rende conto, oggi stanno arrivando i crocieristi, è la puzza qui. Vi posso garantire che non siamo che la nostra c'è stare in televisione. È una cosa vergognosa, tutti i ristoranti che stanno qui intorno scaricano tutti qua. E c'è la gente che abita qui dietro, il ristorante che domani, la gente qui sopra. È una vergogna. Sì, ma il problema è che questi cassonetti non sono visti qui. Non ce l'ha mai. Il problema che è proprio il fallimento di questa amministrazione. Sì, ma non mi mappi che pubblico la belga, la gente che dorme qua. Ah, gente che dorme, senta la puzza qua, qui si dà il riso di vedere, è assurdo davvero. Tutto il ristorante sta qua, l'olio della frattura, l'olio della cosa, no, qui l'olio del pesce qui. Perché non cambia mai, è che giustamente, piace. Ma nel ristorante lo scarica qua. No, vedi. Tu allora quando pulisci un pesce, giustamente lo devi congelare perché c'è un cane, giustamente è così. Ma mica scarica qua, te non posso mettere in alzo al ristorante. È così. Bene. Ma lo turisti ci dici? Ma noi abbiamo visto dei turisti che sono arrivati ora, erano impauriti, erano guardavici, ma dove siamo arrivati, dove siamo sbarcati, in quale terra del terzo mondo siamo arrivati. Ma questo non perché vogliamo buttare fango su Taranto, però i problemi dobbiamo dire. Ma già adesso la stagione resta su un campo da qua, tu che da scappare da qua. E questo cosa fa il sindaco, vi conferma. Ma Meluccio già sbagliato in pieno, Meluccio. La metto dopo voto per la sinistra. Sembra di dare la partita, ma che sinistra? Parlare di sinistra. Che in, quella in quella maggioranza c'è il mezzo centrodestra della Di Bello. E allora c'è quel caso. Comunque, spero che abbiate aperto gli occhi e vi rendiate conto su chi ci ha messo. Un giorno, di nuovo. Abbassi se penso a Puerto, se penso alle cose sue, l'interesse suo. Vabbè, questo. Sono le 9:30, mezzadì. È venuto un camice magica, le 5 camice. Dove vuoi dare una bocca? Dove vuoi dare una bocca? Andiamo mezzadì tu, ma nessuno viene qui a rimuoverli, a stricare con un idrante. La cancella da cassonetta. Ma questi non dovrebbero stare. Buongiorno. Va bene, vi abbiamo mostrato in presa diretta un sabato triste. Un sabato triste. Ma solo il ristorante qua. Quattro ristoranti, scarto tutto a qua. La gente, ve ne scarto. Scusa, non si può più. Va bene. E allora, questo è, dicevo, il quadro a fosche tinte che vi abbiamo fatto vedere stamattina dalla città vecchia alle 9:30 del mattino con i crocieristi che sono